L'architettura non è solo abitare, non è solo edilizia, ma è anche design. E siamo con Gabriele Venturini, presidente di Lucania Ancient, per parlare di questa bella installazione nell'atrio delle scale mobili di Via Armellini sul design italiano, il bel design dal 45 al 65. Ha detto bene. Risale al 1945, nell'epoca del bel design italiano, quando la prima automobile ha segnato a livello italiano e nel mondo il trasporto, cioè la prima auto che ha motorizzato gli italiani, e quindi stiamo parlando della 600. Abbiamo parlato della 600, ma c'erano anche altri simboli come la Vespa, la Lambretta, che sono diventati miti universalmente riconosciuti anche oggi. Sicuramente sì, la Vespa è stata un segno indelebile, la Vespa ancora oggi è importante, il segno che ci contraddistingue nel mondo. Quando Corradino d'Ascanio all'epoca disegnò questo mitico scooter, veniva fuori da un'esigenza di muovere soprattutto gli italiani e quindi poi trasferita alla 500, perché poi venne fuori la 500, che non è altro che un disegno di una Vespa, quindi di uno scooter coperto che potesse portare non solo due persone, anzi anche tre all'epoca, bensì quattro. E chiudiamo con la Giulietta Spider, altro simbolo del Made in Italy, un lusso e bella vita direi, integrati. Giulietta Spider indubbiamente, siamo proprio nel boom degli anni 60 e ha segnato anch'essa a livello mondiale quello che è lo stile italiano nel mondo, disegnata da Pininfarina. L'attività del Lucania Ancient nasce nel 1986, fondata da me. Oggi vanta di oltre 650 soci, cioè 650 iscritti, dove la passione è comune per tutti. Lucania Ancient vuole essere soprattutto cultura. Museo permanente è un'idea utopistica? Beh, guardi, con gli amministratori locali più volte cerchiamo di mandare avanti questo programma, ma secondo me siamo a buon punto, quindi io ci credo, anche perché quella esposizione che le ho citato poc'anzi mi ha fatto conoscere il Lucania Ancient a livello nazionale, e quindi oggi sono componente della Commissione Musei Nazionali ASI, che poi sarebbe l'ente primario per quanto riguarda il motorismo storico.